Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Distruggere e demolire è assai più facile che costruire. Così si esprimeva il Presidente Forlani, che era un costruttore. Come lei ha ben ricordato nella sua biografia, è stato un giovane della Resistenza, ministro, parlamentare, europarlamentare. Per poco anche Presidente del Consiglio dei Ministri in una delle fasi più complicate della vita della Repubblica, per 7 anni segretario della Democrazia Cristiana. Arnaldo Forlani era innamorato della politica, un grande costruttore anche in politica estera, uomo di pace, uomo che ha caratterizzato il suo impegno nei rapporti con le Nazioni Unite, è stato anche ministro per un breve periodo dei rapporti con le Nazioni Unite, uomo della NATO, uomo che ha lavorato in maniera intensa sulle relazioni multilaterali, sulla cooperazione internazionale, sull'europeismo. Un cattolico impegnato in politica, giusto o sbagliato, è il mio paese, diceva. Conciliare posizioni diverse, tessere alleanze, umanità, correttezza, vocazione diplomatica. Queste sono parole che possono descrivere Arnaldo Forlani, che citava Aldo Moro dicendo che è stato il più alto punto di equilibrio e di mediazione del nostro sistema politico-istituzionale. Arnaldo Forlani è stato un politico preparato, competente, prudente, riflessivo. Teorizzava il potere discreto, la consuetudine di prudenza e collegialità. Accettò la condanna e le critiche, non si è mai sottratto alle accuse, fece tutto con un decoroso silenzio, assumendosi un senso di responsabilità oggettiva che non va mai confuso con la responsabilità penale. Chiudo con una sua parola sui partiti, che lui considerava a servizio di tutti, non di una parte. Lui considerava le parole, le affermazioni con cui i leader politici si esprimevano impegnative. Considerava le leadership non quelle che distruggevano gli avversari interni, ma che ne sapevano trarre valore, un'idea della politica ormai superata. Arnaldo Forlani è stato l'ultimo rappresentante di una classe dirigente che ri ha risollevato l'Italia dopo la guerra. Con Andreotti, Craxi e tanti altri, loro due accomunati nell'esperienza di politica molto intensa, hanno fatto grande il nostro paese. Dopo 30 anni noi abbiamo il dovere di rileggere con rispetto e riconoscenza quella lunga stagione iniziata nel dopoguerra, durata oltre 40 anni, di luci e di ombre, ma che ha consentito di costruire le basi profonde della nostra democrazia e della nostra Europa.